Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, Vuelta, ma anche il futuro della nostra nazionale. Poi l'ultima parte dedicata al mondo della mountain bike, non solo con gli appuntamenti che verranno, ma il nostro Moreno di Labbio lo avremo con noi, oltre alla sua rubrica, siccome si trova in un posto molto molto particolare, molto lontano da noi, più vicino a uno dei nostri ospiti che a noi. Ci farà scoprire un po' le bellezze e anche come si vive la mountain bike in un'altra parte del nostro paese. Ovviamente i temi, gli ospiti, tra poco li presentiamo, ma vi ricordo che potete essere parte attiva della nostra trasmissione al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, oppure qualora magari ci stiate seguendo sulle nostre dirette Facebook, eccole qua, sia sulla pagina di TV6 che sulla pagina di Velo. Innanzitutto mettete un like, perché così magari quando siamo in diretta vi arriva la notifica. E poi, se volete, potete commentare proprio come un commento normale sotto un post e magari noi leggeremo anche le vostre considerazioni. Da girare agli ospiti, ovviamente, che vado a salutare e ringraziare, partendo ovviamente con l'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buon giovedì e buon giovedì anche, lo ritrovo con particolare piacere nei nostri studi, Palmiro Masciarelli. Ciao Palmiro, ben ritrovato. Buonasera. Con una camicia molto elegante che piace al terzo e ultimo nostro ospite, che però, siccome insomma, abbiamo scoperto essere stato uno di quelli che si è cancellato dai social, allora gli dedichiamo un pezzetto. Vediamo se lo riconosce. L'antisociale, Riccardo Magrini. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Scusate il cappello, non vuole fare pubblicità a Eurosport, ma è perché ho dei capelli impresentabili stasera. Siccome, sai, siamo in televisione, non volevo presentarmi male, vedi? Mascia insegna a tutti, c'è una camicia sgargiante, bellissima, in tono alla trasmissione, perché stasera sarà una trasmissione, direi, di quelle, cioè proprio Amarcord, perché è proprio Amarcord stasera. Peraltro, prima della trasmissione, innanzitutto ti chiedo se ti è piaciuto il tappeto musicale, se può collimare con quella che è la tua situazione social attuale. D'altronde più antisociale in questo momento di te penso che non ci sia nessuno. No, a me già quando mi mettono un tappeto musicale sono già contento, guarda, quindi ho cantato poco prima di entrare in trasmissione per schiarirmi la voce e devo dire, da quando sono a dieta sto anche cantando anche meglio, ti dirò, sono molto contento. Preparati Luciano, perché presto mi vedi apparire dalle tue parti e ti stacco. Noi non vediamo l'ora di riprendere con le telecamere questo momento che sarà storico. Palmiro no però, Ricca, perché Riccardo stamattina l'hanno avvistato zona Pescara alle 7:30 stamattina in bicicletta, Palmiro, quindi allenati bene, perché altrimenti non gli tieni la ruota. No, ma io c'ho il trucco, ragazzi, che problemi c'ho. Esatto. Domani vado sempre con Bugno, ha fatto il muro di Sormano oggi, no? Mi ha detto ho fatto il muro di Sormano. E ho capito, ma con l'assistita lo faccio anch'io, non c'ho problema. Perché certo. La nuova moda dei noi vecchietti, è quell'unico che tiene duro è Lorenzo, è Palmiro Masciarelli, non c'è niente da fare. Vedo molto bene. Assolutamente. Peraltro, prima della trasmissione, visto che tanto oramai abbiamo già sforato con l'anteprima, prima della trasmissione ho scoperto che la somma in carriera delle vostre cadute è messa insieme non è neanche un terzo di quelle che di Roglic nell'ultima settimana, e in questo caso anche Riccardo, devo dire, che ha dato in telecronaca un particolare contributo al suo equilibrio precario. Beh, qui in questi studi cioè voi siete caduti meno volte tutti insieme di quanto ha fatto Roglic una settimana, a prescindere le cadute. Qui c'è 35 anni di ciclismo, quindi bene o male i nostri telespettatori hanno la possibilità questa sera di seguire un po' le esperienze di ognuno di noi. Quindi ognuno di noi vede il ciclismo in una certa maniera, magari non lo vediamo nella stessa situazione, però sicuramente c'è un bel palcoscenico. Ho detto bene Riccardo?
detto benissimo, infatti non si andava d'accordo neanche quando eravamo in squadra. Lui vuole fare una tattica, io ne volevo fare un'altra, quindi figurati te. Quindi va benissimo così. Eh sì, 35 anni di carriera, l'unico intruso sono io, che però, vedi le ingiustizie della televisione, comando e dico che adesso si va in pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo Village 2021. Tre giorni di Expo nella suggestiva cornice del Marina di Pescara. Test drive di e-bike, scooter e auto elettriche. Turismo attivo.
cicloturismo, convegni e meeting sui principali argomenti dell'Expo. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. Ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Siamo in piena Vuelta e la maglia rossa ce l'ha in maniera assolutamente impronosticabile Eiking, anche se poi con ogni probabilità, insomma, Roglic rimane l'assoluto favorito della corsa iberica. Oggi il successo di Kort Nielsen su Baggioli, ma quelle che vediamo sono le immagini proprio dello scatto del nostro Giulio Ciccone, che oggi ci ha provato con un gruppo di quattro, fuga che sembrava poter quasi arrivare al traguardo prima del forcing soprattutto della bike exchange per Michael Matthews, che però non è andata a buon fine perché, come ho detto prima, la vittoria poi è andata a Magnus Kort Nielsen, altro successo per lui, peraltro nell'anno, come l'avevamo definito 7 giorni fa, nell'anno del baffo, 4 giorni dopo, il grande successo di Damiano Caruso, domenica, grande affermazione per il corridore della Bahrain Victorious dopo lo straordinario Giro d'Italia. Riccardo, parto con te perché... Io adesso dovrei fare una battuta. Per il nuovo tifoso della Bike Exchange, no, scherzo, tu hai capito dove voglio arrivare, perdona la battutaccia. Però, innanzitutto ti chiedo, sulla tappa di oggi, l'azione del nostro Giulio, che avevamo un po' perduto nei giorni scorsi, ha dato quel segnale di vitalità che probabilmente aspettavamo. Ma è tanto, noi ne parlavamo l'altra settimana, no? Lui non si deve snaturare, quello è Ciccone. Poi che vada, che non vada, oggi mi è piaciuto tanto, l'abbiamo anche chiamato, l'abbiamo sostenuto, al di là del fatto che tifavo per la fuga, per la ripresa della fuga, però al di là di questo, ma nel fatto tecnico direi che oggi ha fatto vedere qualcosa, perché la salita l'hanno affrontata a forte velocità, ha tirato fuori questi tre corridori, perché Vine, ora non so come, cioè io non riesco a pronunciare questo qua, perché si scrive Vine, si pronuncia Vine, cioè non so, ma non lo so se si pronuncia Vine, perché io Luca mi riprende sempre, a me è un nome che non mi viene. Comunque, al di là di questo fatto, questo qui è un ragazzo che va forte. Nao ha fatto una bella sparata, è rientrato, ma soprattutto Bardet, che credo che punti soprattutto alla conquista della maglia Poix, che è indosso a Damiano Caruso. Ma ha fatto una bella azione, perché qui si vede anche dalle immagini, andavano forte, sono andati forte, e lui deve fare questo, deve provare, deve inscenare. Sì, la classifica va bene, però chi se ne frega, se sei dodicesimo in classifica, se vuoi fare qualcosa, lui secondo me si deve lanciare in qualche azione che ci sarà, perché la Vuelta non è finita, anche se lo strapotere di Roglic è così evidente, l'ha dimostrato ieri, ma la corsa a tappe di 3 settimane è sempre sorprendente, quindi ci possono essere delle sorprese. La Bike Exchange ha fatto come al solito. Matthews doveva fare la volata e poi ci è rimbalzato anche stavolta, però ci è rimbalzato contro un Kort Nielsen che ieri mi aveva impressionato tantissimo e oggi è riandato forte come non mai. È un ragazzo che va forte in volata,
si difende sulle salite brevi e l'ha dimostrato vincendo l'altro giorno, e poi ha battuto il nostro Bajoli, che era perfettamente posizionato, aveva capito che quella era la ruota buona, però non ce l'ha fatta. Quando è uscito ha perso sempre di mezza bicicletta, e gli altri erano tutti in fila e non sono riusciti a uscire fuori, come Trentin, che ha fatto un buon quarto. Però è stata una bella tappa, io trovo che questa Vuelta sia divertente. Sì. Palmino, siccome ne abbiamo parlato settimana scorsa e Riccardo chiaramente ha tirato fuori questo argomento proprio questa sera, che riguarda il nostro Giulio, c'è la sensazione che probabilmente in questo momento, non in linea generale, non possiamo sapere, non possiamo prevedere il futuro, che il nostro Giulio sia in questo momento un corridore attaccante e probabilmente non abbia ancora nelle corde la gestione della corsa, cioè sia più portato, gli riesca meglio rischiare, ecco, mettiamola così. Passami un po' l'analisi terra-terra. Il suo DNA era quello. Adesso la squadra vuole che faccia la classifica, per me la può fare. Non ha la condizione di 2 anni fa, poi l'anno scorso ha preso il Covid. Quest'anno non va piano, perché poi insomma, sia Riccardo che Luciano, che hanno fatto i corridori, sanno che sono quelle piccolissime cose che ti fanno stare davanti o perdere quei secondi che sta perdendo adesso Giulio. Anche oggi attaccato, l'ho visto, mi ha fatto piacere, però non è la gamba bella di Giulio, lo vedo ancora un pochino appesantito, un po' non è brillante come era 2 anni fa. Ci sono dei corridori che riescono a presentarsi a questi appuntamenti sempre in condizioni perfette, però ne sono pochissimi di questi corridori. Qualche anno fa c'era la Sky che riusciva a portare il corridore sempre in queste condizioni, adesso c'è Roglic, c'è il vincitore del Tour, sì, Pogacar, ma sono, si contano sulle punte delle dita. Giulia è un buon corridore e può lottare per la classifica. Deve essere in condizioni perfette come l'era secondo me 2 anni fa. Gli manca qualcosina. Secondo me il duro di questa Vuelta deve ancora arrivare. Nell'ultima settimana, da dopodomani in poi, vedremo delle belle tappe. Lui, vedremo, secondo me, nei 5, quinto può ancora arrivarci, secondo me. Tra le primi 5. Speriamo, insomma, è quello che speriamo. Magari, Luciano, senza avere la pressione di doverla fare per forza la classifica? Ma no, lo deve fare per forza. Il progetto Trek, il progetto Giulio era quello di fare classifica. Lui è alla sua prima esperienza. Come dice Palmiro, sicuramente non è il Giulio brillante come 2 stagioni fa. Secondo me è poco esplosivo in questo momento, però Giulio ha dimostrato nella nona tappa, dove c'è stata la vittoria appunto dell'italiano Damiano Caruso, dove c'erano delle salite molto più lunghe, dove ci voleva più resistenza, lì era andato anche meglio. Quindi secondo me ad oggi, siamo arrivati alla 12ª tappa, tappe ideali per un corridore come Giulio non ci sono state. Come dice Palmiro, la Vuelta ancora inizia, la Vuelta ci sarà la terza settimana, che sarà una Vuelta prettamente a livelli percorso adatti ai corridori delle corse a tappe, perché fino adesso abbiamo visto 12 tappe, sono state tappe che lo posso paragonare alle tappe della Tirreno Adriatico, Palmiro. Tappe brevi, tappe con strappi duri, lui purtroppo anche gli arrivi su questi strappi ha preso molto indietro le salite, qualcuno ha detto oh, ma non ha la squadra giù, però lui si deve concentrare molto a prendere le salite, no, non deve aspettare solo la squadra, perché secondo me la squadra, la Trek di quest'anno, alla Vuelta, non è una squadra banale, perché nella tappa che vinse appunto Damiano Caruso, nel finale di tappa c'erano 4 Trek. Sì, ma tutti scalatori. Tutti scalatori. Un paio di passistone per portare questi corridori davanti.
in quegli arrivi sugli strappi, secondo me ci sarebbero stati bene. Ci vorrebbe un corridore, però a volte, Palmiro, il corridore da corsa a tappe non può pensare solo alla squadra. Tu intanto ci devi stare. Poi il gregario ti deve stare vicino, il più possibile fin quando... Quindi è stato a volte anche un po' distratto. Però, come ripeto, c'ha un'altra terza settimana della Vuelta con salite lunghe, perché questa è una classifica dove, diceva anche Riccardo, Roglic lo sta dominando e probabilmente non lo perderà, a meno che non farà un'altra caduta delle sue, perché oltre... in questa Vuelta è già caduto parecchie volte. Ma ricordatevi, poi, anche il tour dell'anno scorso l'aveva già bello vinto, ha preso quella botta dall'ultimo cronometro. Quindi non si può dire. Non si può dire no. Poi è un Roglic che lascia andar via la fuga, lascia andar via la maglia, poi corre un po' arrabbiato di questo e tutti sì. I giorni cerca di recuperare sta maglia, ma allora non la mollare la maglia se stai così nervoso, se stai così sì, per esempio l'altro ieri effettivamente ha fatto l'azione che poi in discesa lo ha portato ai lui a cadere, proprio perché aveva a livello cronometrico stava perdendo la maglia, ma era così proprio drammatica questa, il fatto di perderla per fare un'azione. Ma cioè, hanno corso in maniera proprio sprovveduta, non saprei neanche come definirlo. Sia quando la fuga è andata, quando hanno lasciato prendere tutti quei minuti alla fuga, sì. E sia poi l'azione che ha fatto lui, che non cosa serviva non l'ho capito, quell'azione, per cadere in discesa. Riccardo, anche te, Luca Gregorio, ho visto un po' perplessi probabilmente su quello scatto. Insomma, era passato tanto tempo dalla fuga, avevano preso tanti minuti. Poi ad un certo punto, sulla salita, Roglic parte e parte da solo. È vero che era rimasto praticamente da solo, scusate il bisticcio di parole, però non penso che ci fosse l'urgenza. Aveva un compagno dietro, mi sa. Sì, forse Kuss probabilmente, sì. Ma... c'era anche Kreuzvik, ma il discorso non è tanto quello. Il problema, l'abbiamo detto anche in telecronaca, non puoi mandare via 30 corridori a quella distanza lì. Se vuoi perdere la maglia, che poteva anche essere nei suoi obiettivi, ma perdila di poco, non puoi perderla... Loro erano arrivati a 14 minuti, cioè quando quei 30 lì, perché 30 sono tanti, fanno velocità, quei 30 lì avevano 3 minuti, dovevano mettere subito 3 corridori là davanti e potevano andare a 8 minuti, 9 minuti. Poi dopo sull'ultima salita se la gestiva la cosa, non come ha fatto lui. Lui con quello scatto ha dimostrato che qualcosa di sbagliato era stato fatto dalla squadra, cosa che poi ha rimediato, su queste immagini si vede, il giorno dopo con una vittoria stratosferica voluta e cercata dalla squadra, che non ha sbagliato niente perché è andata a prendere questa fuga che c'era. E qua abbiamo visto due o tre cose belle, perché abbiamo visto la coppia Movistar che va forte, sì. Lo stesso Jack Haig molto bravo, e su questi arrivi ha detto bene Luciano, io sono fiducioso della terza settimana che possa cambiare qualcosa, perché Ciccone non sono le sue salite queste, e mi permetto di dire che non è tanto la squadra, ma gli bastava un corridore come potevi essere te, come potevo essere io, come poteva essere Palmiro, non tanto per fare un po' di amarcord, che ha l'esperienza di navigare in mezzo al gruppo e tenere tranquillo Giulio. Lui non ce l'ha. Il problema non è che non c'ha la squadra ce l'ha, perché i corridori, se le prendi singolarmente, ha dei buoni corridori, perché Risonde va forte, Brambillino oggi è arrivato là nei primi 10, anche lui va bene. Cioè, però a parer mio gli manca uno di esperienza, come diceva Palmiro, il passistone che lo copre nei momenti importanti per andare a prendere le salite, perché poi in salita
sta squadra, la salita, se non devi fare l'andatura come sono abituati a fare quelli della Jumbo oppure della Ineos, a lui che gliene frega, lui anche se è solo basta che vada a ruota di quegli altri, non ha bisogno, sì, può avere bisogno di una borraccia in certi momenti e avere un compagno che va all'ammiraglia ti risparmia delle energie, però il vero problema di Giulio, e io l'ho detto anche in trasmissione, non ho paura a dire le cose, che a lui gli manca, perché abbiamo visto un giorno fare un onboard in camera che si vedeva proprio il suo compagno di squadra, non so se era Reinen o chi altro, che gli faceva un po' di strada in mezzo al gruppo, e si vedeva sto Giulio affannato a cercare di stare a ruota di questo suo compagno di squadra, si batteva con uno, poi sgomitava con un altro, e questo sono tutte energie che butti via inutilmente. Con uno invece esperto che ti porta là, che ti dice anche di star tranquillo, te guarda Bernal c'è sempre o Van Barle o ora non mi ricordo chi, o Puccio, che lo tengono là nelle prime posizioni ma senza fargli prendere un filo d'aria. E quello perché? Perché sono molto esperti e l'esperienza secondo me non fa parte di questa squadra, che è forte, perché non è che ha dei corridori banali, hanno preso anche loro, sono stati in maglia con Elizondo, quindi sono anche brillanti, però Quinn Simmons è un giovane e si è visto prima la caduta che ha causato su quel tornante, cioè proprio da inesperienza. Reinen mi sembra che sia uno che è più agitato di Giulio. Giulio ha bisogno di uno, avrebbe bisogno di uno che lo tiene tranquillo. E quindi grazie Maurizio, perché qui la caduta l'ha causata Quinn Simmons, no? Che è anche forte, però è inesperto. Quindi direi che tutto sommato la terza settimana, cioè già da domenica, perché domenica sarà una bella tappa, oltretutto noi la trasmetteremo integrale, perché dall'11:30 saremo in telecronaca diretta, è una tappa che potrà far vedere un qualcosa di meglio, perché Giulio ha perso qualcosa, sempre un goccino alla volta, no? In tappe dove effettivamente non sono proprio adatte, là dove c'era stata la tappa, come giustamente diceva Luciano, la tappa vinta da mi tocca dirlo ragazzi, all'Alto di Belle Fiche, sì. No, perché quella è la pronuncia, perché te sei risalito Spagna. Addirittura all'etimologia, cioè alla pronuncia, esatto, perché okay, quella originale si scrive con la V, Vele. Sì, con la V, mai detto. E poi in Spagna si dice... Sentendo Contador che lo pronunciava, sì, con la B. No, ma me l'hanno confermato. Ecco, me l'ha confermato uno spagnolo, Edoardo Garcia, che mi ha scritto un messaggio e mi ha detto no, hai ragione Riccardo, la V si pronuncia B, come vamos, no? Quando dicono vamos, animo, vamos, si dice B. Allora, Belle Fiche, praticamente era una tappa adatta a Giulio, che non ha perso tanto, perché per stare a ruota di quelli lì è incredibile. Ho parlato anche troppo, però mi ha fatto ridere prima Palmiro nella sua analisi, ha detto no, Riccardo e Luciano che hanno fatto corridori, no, perché lui invece ha fatto il ferramenta. Manovale. Sì, no, faceva il manovale, cioè no, anzi, il pilota, il guidatore di tram, hai capito? Naccia. Invece sulla vittoria di Damiano Caruso, a volte io, guardando questa tappa, l'ho assomigliato molto a Palmiro, un corridore tosto che anche Damiano ha sacrificato molti anni della sua carriera a fianco agli uomini che hanno fatto classifica, però ogni tanto si è tolto veramente una grande soddisfazione. Domenica veramente è andato fortissimo e lo ritengo un corridore alla Palmiro Masciarelli degli anni 80, Riccardo. Sì, io ci ho parlato con Damiano, che era felicissimo naturalmente dopo la tappa, e mi ha spiegato un po', allora lì ci sono state due cose fondamentali, il calcolo, la debacle di
di Puccio e di Narvaez nei confronti della Ineos, perché loro quando hanno cominciato a tirare e sono andati a 1:30, lui praticamente è partito a 70, mancava 75 km all'arrivo, ma non per andare alla vittoria, a cercare la vittoria, è partito, mi ha spiegato, perché aveva sentito da Radio Corsa che Ineos stava lavorando fortemente, grazie ancora a Maurizio, perché Maurizio è spettacolare in queste cose, veramente. Io parlo e lui. E lì c'è Puccio e Narvaez, che normalmente quel lavoro lì lo fanno, lo sanno fare bene e lo fanno a lungo, mentre domenica hanno padellato, come si dice un po' in gergo di cacciatorio, no? Perché hanno mancato nell'esecuzione di quello che volevano fare. A quel punto sono rimasti Sivakov e Van Barle, era troppo lungo, tant'è vero che quando Damiano aveva, qui si vede, insomma, aveva 3 minuti, no? Cioè, a un certo punto, anzi 3 minuti, avevo 1:30, a un certo punto si sono messi in testa quelli della Jumbo Visma e naturalmente non gliene fregava niente di andare a prendere Damiano, hanno rallentato gioco forza e Damiano ha potuto prendere quel gap che l'ha permesso di portarla all'arrivo, ma è andato stratosfericamente forte, perché poi si vedeva quando faceva la salita e la discesa. Qua c'è stato un allungo di Adam Yates che mi è parso molto bravo domenica e mi è parso molto male martedì e anche ieri. Non mi è sembrato all'altezza della situazione. Lo stesso discorso che si faceva con Ciccone si può fare anche con Bernal, perché Bernal può darti anche che abbia preparato la terza settimana e su salite più adatte alle sue caratteristiche può anche ribaltare la situazione. Per me la Vuelta non è assolutamente finita, anche se Roglic ha dimostrato di avere un'altra gamba, è molto molto forte. Lore, invece sì. sulla vittoria... No, io volevo sapere se si rivede in Caruso. Sì, esatto. Sulla vittoria di Caruso, un po' non ti rivedi un po' su questo grande corridore? Ho fatto il gregario per 10 anni con Moser, quindi mettevo davanti, tiravo per chilometri e chilometri. Il giro che ha vinto Moser, abbiamo fatto 2 tappe, una dopo la tappa dopo lo sciopero. Si arrivava a Diamante a 50 all'ora, si andava lì, c'era la fuga che aveva preso 13 minuti, a quel punto mi sono messo io davanti, ho tirato per 110-120 km. Ma a Bardonecchia, Bardonecchia non c'eri, però eri andato un po' in difficoltà a Bardonecchia, perché c'era Bardonecchia, a Francesco questa cosa Bardonecchia qui ho fatto un po' troppo il fenomeno, perché no, non ho messo la mandellina. Bravo, ma Francesco questa cosa non gli è andata giù, perché io lunedì scorso, due lunedì fa, quando ero in montagna, sì, io sono andato con Francesco al compleanno di Mauro Corona e si parlava proprio di questo fatto, del freddo, no? Perché diceva il freddo, ma stai zitto, guarda, quel giorno a Bardonecchia ho patito freddo, tant'è vero che mi sono mancati anche i miei uomini. Ho detto, ma Masciarelli dov'era? E lui è ancora arrabbiato. Quel giorno sai che è successo, Riccardo? Che era partito subito all'inizio della salita Fignon. Io gli andrei dietro e siamo rimasti soli, e lui ha detto, ma siamo rimasti per 1,5 km, 2 fuori. Poi è arrivato Panini, si è girato, si è fermato, siamo fermati proprio in mezzo alla strada, come ci avete ripreso, c'è stata l'accelerata, sono rimasto là, proprio sentivo che non andavo più. Allora sono andato da Ceruti, che stava con Saronni, gli ho detto, per piacere dateci una mano perché io salto, e difatti Ceruti con Giuseppe gli ha dato una mano quel giorno a Francesco. Però gli ho dato una mano anch'io. Una mano anche la Metauro Mobili. Anch'io gli ho dato una mano. Ti ricordi, Riccardo? C'era Cosa che ci correva, c'era Panim che ci correva contro. Ci sono crediti che vengono fuori. Quel giorno ci abbiamo aiutato. Quello è vero. Adesso voglio sapere in che modo. Panim gli andava contro, è vero. Perché Panim, lui era per Fignon. Invece noi eravamo tutti per Francesco. Esatto. Via. No, però
Palmiro a questa Vuelta di Spagna sarebbe andato fortissimo, perché a questa Vuelta dobbiamo ricordare che ci sono delle temperature veramente altissime. Per te, era andata a te. No, a me no, a Palmiro sì. E Palmiro l'ha anche vinta una tappa alla Vuelta di Spagna, è vero Palmiro? In che anno? A Burgos, è l'anno dell'84. A Burgos? 84, ho vinto a Burgos, 138 km di fuga, 48 di media, da solo. Però... c'era uno spagnolo a 5 metri da me, ho detto non lo faccio rientrare, perché sennò poi non tiravano. Cioè... Allora dopo 10-15 km arriva l'ammiraglio e mi fa: guarda che c'è uno spagnolo a 45 secondi, aspettalo. E ti dico a spagnolo che se mi vuole riprendere che menasse, perché io non l'aspetto. Giustamente. Infatti, poi lui fu ripreso da gruppo e arrivai con 5 minuti. Ah, in quel giorno in ammiraglia c'era il commendator Scibiglia, mi raccontano sempre questa grande tappa e questa tua grande impresa alla Vuelta di Spagna del 84. Però adesso parentesi, però hai detto che non lo soffri più come una volta il caldo. No, adesso sì, sudo sempre, Riccardo, non ti preoccupare, che sudo sempre, però mi fa perché piacere. Riccardo stava preoccupato. Adesso, Riccardo, no, non sopporto più il freddo, sai? In bicicletta quando fa freddo non ci vado, quando fa caldo ci vado, sudo sempre tantissimo, però ci vado molto ma molto volentieri, col caldo, non più col freddo. Ok. Perfetto. Vado decisamente molto piano, andavo piano anche da corridore, però adesso veramente... accentuato un po' questa caratteristica tecnica. Pensa Jacopo che io e Palmiro abbiamo in comune due tappe una dietro l'altra, perché nell'83 io vinsi a Montefiascone al Giro d'Italia e il giorno dopo vinse lui a Bibbiena. Però mi dovresti spiegare come hai fatto a battere, chi era quello svizzero, come si chiamava, che hai battuto in volata, perché te volata... Vabbè, ma con un piede solo lo battevo. Sì, ma come, si chiama? Come si chiama? Ekimi. Ingegnere, è un personaggio adesso, Sai, però ci fu tutta una... lui correva con la Magniflex. E vennero a dire fallo vincere. Perché c'era Giuliano, Magni. Eccola qua. Non me lo dire, no. Lo sai che là per là... Siamo partiti affiancati, perché sapevo che io se faccio una volata lanciata sono abbastanza veloce. Da fermo avevo qualche difficoltà e mi stavo resistendo. Poi quando gli ho messo mezzo rotto davanti ha mollato. Però hai detto, Palmiro, lo battevo con piede, mica tanto, io ho rivisto le immagini. Quando gli ho messo mezzo rotto davanti... lui ha mollato, però insomma era stata combattuta. Perché siamo partiti da fermo, Per questo che glielo ho detto. Giuliano, lo vedi Giuliano Magni, quel signore lì sull'estrema sinistra che incitava, se puoi ritornare indietro, Maurizio, è Giuliano Magni, che era il patron della Magniflex, della squadra svizzera, che non si chiama Magniflex, ma si chiamava in qualche... però era sponsor della squadra. Perché, questo qui che è accucciato sulla sinistra all'altezza del cartecchese, batte le mani, vedi? È Giuliano Magni, che correrebbe e darebbe anche una mano a Ekimi, no, come cavolo si chiama? Ekimi. Questa è bella, grazie Maurizio, sempre pronto, e gliel'ho detta apposta, perché ma quella di Montefiascone non l'avete trovata, quella sua? No, con chi era arrivato? In due eravate, anche voi? No, io sono arrivato da solo. Da solo eri tu? Ho staccato tutti a 6 km dall'arrivo e non mi avete più preso, dai. Cioè, eravate in due fuori? No, c'era la Iarreta che voleva venirmi a prendere, ma c'è rimbalzato. Io non l'aspettavo. Ricordo che... Vediamo se Maurizio in tempo record, veramente. Non ce la fa, lo sai perché? Perché c'ho io il dischetto, te lo manderò e te lo farò avere, perché io dopo tanti anni, perché è l'unica tappa di quel Giro d'Italia, perché l'antologia dello sport l'ha cercata, si erano rovinate, perché naturalmente io... il destino era quello, si erano rovinate le bobine in Rai. Ah, okay. Quindi
Ho trovato invece un signore che ringrazierò sempre, di Montefiascone, che aveva registrato con le vecchie cassette VHS e me l'ha riversato, mi ha mandato questa, che dovrebbe essere questa qua, però non sono sicuro, questa chiavettina qua. Però l'ho trovata solo per quello, perché su YouTube non si trova, si trova quella in Francia, ma quella del Giro d'Italia, però ve la farò avere giusto per omaggiare. Però bisogna ritrovare, cioè bisogna fare una puntata con Palmiro, perché sennò non vale. Certo, certo. Oh, peraltro Palmiro non è l'unico con cui hai delle cose in comune, ho scoperto che hai molte cose in comune anche con Davide Cassani, ma ovviamente del discorso nazionale ne parliamo dopo, dopo la pubblicità.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità,
la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Parte numero 2 di Velo per questa sera. Stavamo parlando, c'eravamo un po'... ovviamente addentrati nei ricordi di Riccardo, di Palmiro, mancherebbero i tuoi e i miei, che non ci sono e sono introvabili su qualsiasi piattaforma video, ma vi posso garantire che imprese in solitario ci sono state, ovviamente scherzo, però Luciano, vengo da te perché mi avete portato fuori strada. Se continuate a dirmi che Roglic è l'assoluto dominatore, poi però mi dite però la terza settimana allora non è così, potrebbe non essere così dominatore. No, diciamo che Roglic ha dimostrato che va forte in salita, va forte in cronometro, va forte in discesa, tatticamente probabilmente qualche errore lo fa, è il grande dominatore della Vuelta e penso che fino alla fine riuscirà a portare a casa questa edizione della Vuelta. Però ritengo che poi ci sarà una bella lotta per entrare nei 10 a questa edizione di questa Vuelta, dove ci sono stati anche dei corridori che hanno deluso fino adesso. Se abbiamo criticato in parte Giulio Ciccone, però dobbiamo dire anche che a questa Vuelta noi ci aspettavamo veramente un grande Bernal, perché Bernal dall'alto della sua classe era l'unico corridore che poteva contrastare Roglic. Invece non l'abbiamo visto così brillante, come non abbiamo visto brillante Carapaz, Yates a giorni alterni, non si sa se corre da capitano, corre da gregario, e in qualche circostanza ha corso anche malissimo perché ha messo in grossa difficoltà Bernal. Quindi io ritengo che con grande interesse dobbiamo seguire le fasi di questa Vuelta. Domani ci sarà l'ultima occasione per i velocisti, poi domani sera i velocisti potrebbero fare le valigie e andare a casa, perché da dopodomani veramente ci sarà un'edizione di Vuelta molto interessante. Quindi la lotta per entrare nei 10 a questa edizione della Vuelta, secondo me è importante, perché sì, a volte vincere è importantissimo, però adesso con gli interessi che ci sono nel mondo del ciclismo, arrivare secondi, arrivare ottavi, arrivare settimi, dare qualità sia ai corridori che alle squadre diventa importante. Quindi io ritengo che questa edizione della Vuelta vada seguita fino in fondo. E come ripeto, noi ci auguriamo che Giulio possa nella terza settimana, perché poi questo corridore nella terza settimana, se non sbaglio, Palmiro, ha sempre dimostrato di avere anche grande resistenza nelle corse a tappe. Quindi noi effettivamente da questa terza settimana ci aspettiamo un Giulio, non dico diverso da quello che abbiamo visto, però un Giulio un po' più determinato, un corridore che deve, come diceva Riccardo, tenere la ruota dei migliori il più possibile e poi cercare di entrare in questi 10 corridori della Vuelta, che penso che possa farlo, ma perché no nei 5, perché poi questa terza settimana potrebbe dare delle conferme, ma però potrebbe dare anche delle delusioni. Adesso abbiamo visto dei corridori che magari nella terza settimana non hanno le stesse prestazioni. Se Giulio migliora le sue qualità, certo, e qualcuno magari scende e quindi potrebbe. Poi c'è stato 2 settimane di grande caldo, quindi i corridori dovranno fare i conti anche con la grande fatica accumulata, certo, in queste 2 settimane. Ci sono tanti punti interrogativi che scopriremo strada facendo. La strada ce lo dirà, Riccardo, come dici sempre tu in telecronaca, la strada ce lo dirà. Domanda per Riccardo e poi voglio un giudizio anche da te, Palmiro, perché giustamente te, Luciano, dicevi
queste grandi corse a tappe conta, è vero, il primo posto, però conta anche il piazzamento nei 10, nei 5. Ovviamente ti dà anche una spinta a livello di entusiasmo. Io però, Riccardo, volevo chiederti sulla Movistar, che è una squadra che tutto sommato, in questo caso, in questa vuelta con Mas e Lopez, gioca con un attacco a due fondamentalmente per la classifica generale, ma sembra sempre una squadra a cui manca il cosiddetto 30 per fare 31. O trova un avversario più forte come Roglic, oppure spesso e volentieri non ha una prima punta vera e propria, o quella che ha si perde facilmente. In questo caso addirittura ne ha due. Come la vedi la corsa Movistar? Ma guarda, intanto devo dire che il lavoro di Pacivilla, e sono contento perché lui è molto bravo, sta avendo i suoi frutti. D'altronde l'abbiamo visto anche con... sai, oggi ci sono tante figure in più rispetto a quello che avevamo noi quando si correva, a parte negli ultimi anni che anche noi eravamo andati a sperimentare più che altro le nuove metodologie dell'allenamento. Oggi non è così, però per assimilare alcuni carichi di lavoro, alcuni metodi di allenamento dei vari preparatori ci vuole un po' di tempo, e questo si è visto con Bahrain Victorious, che quest'anno stanno andando tutti bene, compreso Caruso. E questo te lo dico perché ho parlato con Damiano, mi diceva: guarda, quest'anno veramente siamo arrivati a un punto che abbiamo assimilato un po' anche quello che ci diceva il nostro preparatore, e c'è più convinzione e abbiamo anche dei risultati. In Movistar c'è Pacivilla, che era la Bora, però evidentemente ha trovato la giusta chiave, perché io Mas così non l'avevo mai visto andare forte. Lopez è sempre lui, perché Lopez è un corridore che secondo me è come quei canoni alani, no? Cioè gli alani, hai visto come sono grossi, no? Sì. Però non si rendono mica conto della forza che hanno, perché stanno lì, sono buoni, se gli fai e stanno lì buoni. Se gli fai Sepkus, esatto, Sepkus, e loro si accucciano. Ma invece credo che se prende un po' di fiducia potrebbe diventare un altro tipo di concezione anche della strategia, perché io, che sai che io Movistar l'ho sempre criticato, l'unico fattore negativo che hanno loro è di aver perso Valverde, che pedalava anche lui molto forte e dall'alto della sua esperienza poteva essere il giusto ago della bilancia per i due che sono lì, che stanno andando forte, e secondo me loro potrebbero dar fastidio in alcuni momenti anche a Roglic, che comunque è sicuramente il più favorito. Ma io sono convinto che l'ultima settimana, non perché a me Roglic mi è simpaticissimo, perché già l'altro giorno quando ha detto vabbè, la gloria se non c'è se non rischi, ma poi ieri ha detto vamos alla playa dopo la vittoria, è stato bellissimo, perché lui, se ci fate caso, i corridori, che è una bellezza, noi che abbiamo fatto queste cose, poi Luciano quando era caldo si buttava la borraccia ghiacciata addosso, ah che bello, non avevamo il casco a quei tempi, quindi era ancora più bello, no? Perché ti buttavi l'acqua dappertutto, e questo è un aspetto che lo vedi dopo l'arrivo. Roglic lo fa sempre, quindi pensa anche il caldo che c'è, che si sente. Questo è un fattore che secondo me sarà determinante. Quando stai bene il caldo non lo senti, e Mas in questo momento secondo me è l'uomo di punta della Movistar, perché è l'unico che anche ieri ha contrastato fino a ultimo Roglic. Poi su un arrivo del genere Roglic è leggermente più forte, però, e Lopez, se ci hai fatto caso, ha fatto terzo in una posizione all'inizio della salita molto più dietro del terzo posto. Qui con Nielsen secondo me ieri ha fatto un numero esagerato, poi ha ripetuto oggi con la vittoria, e quindi è stato bravissimo. Ti volevo far vedere una cosa a voi, non so se lo vedete. Sì, è il Fanta Cycling. Sì, questo, mi devo avvicinare. Questo qui è Cornizzen e questo qui è Bajoli, ho fatto primo e secondo oggi. No, ah, scusa. Caspita. Ma ho visto Mike anche?
Sì, no, ma Maika, perché sono i resti, d'altronde. Sì, no, no. No, no, era quelli che riuscivo a intravedere, perché chiaramente. Sì, io ho preso quello che mi rimaneva da prendere, perché il fantacycling nella Lega, dove c'è anche Francesco Chicchi, dove ci sono altri nostri amici, mio fratello soprattutto, che lo devo battere, ma è carino questa diavoleria all'italiana, però è simpatica. Ma chi è che ha pagato di più? Cioè il colpo è Roglic nel campionato c'ho una squadra stratosferica. Immaginavo nella Lega, però è simpatico. Nella Lega ho preso Adam Yates, Mas, e poi avevo preso Maika perché pensavo facesse un po' di classifica, ma invece Maika no. Poi c'ho Trentin, c'ho Vlasov che mi sta andando bene, c'ho Bajoli con Nielsen primo e secondo oggi, scusa, poi c'ho Meder e poi c'ho il mio, quello che è deludente, Venturini. Spero domani si piazzi, perché Venturini era il corridore che pensavo mi facesse dei punti, perché piazzato sempre, no? Sì, è il classico sei in pagella. Sì, quello che prendi perché gioca titolare. Esatto, ma io, sai, in questa classifica ipotetica momentanea che mi vede in testa, perché praticamente sono davanti con la mia Favati di Bientina, perché il gruppo sportivo si chiama Favati di Bientina, ho 200 punti sul team processo il lunedì, quindi insomma, però sono davanti direttamente in classifica generale. Guarda, facciamo una cosa per giovedì prossimo. Sì. Mi do una settimana per far fare a Luciano la sua formazione fantacycling e poi te la mostriamo tra 7 giorni. Ma ormai è già fatta, ormai che fai? No, vabbè. Ti puoi iscrivere. Intanto gli facciamo comprare qualcuno e poi la settimana dopo così prendi le sue scelte. Perché ci sono i fanta milioni, no? Esatto, ci sono i fanta milioni. Sì, i fanta milioni. Oh. È come il Monopoli, no? E oggi mi ha scritto uno simpatico, perché ora lo vado a cercare, perché mi ha detto, aspetta, come mi ha detto, no, poi dopo te lo dico, perché lo devo andare a cercare, perché okay. Ho fatto riferimento al Monopoli, no? L'illusione praticamente. Che uno sa. Riccardo, ti posso fare una domanda? Tu che da qui in avanti sai di tutto e di più sulle tappe prossime e future. Secondo te quale potrebbe essere la tappa veramente dove ci divertiremo tanto e soprattutto si designerà appunto la classifica di questa volta? Secondo te? Lago di Covadonga, già. Il fatto che sia la Covadonga, sì. Cioè, già quello. Lì mi potreste mettere, per esempio, quel tappeto musicale la prossima settimana, perché mi sembra che sia mercoledì, non mi ricordo. Giovedì ci sarà il tappeto musicale di quella cosa. Io penso che giovedì avremo la classifica quasi definitiva, giovedì, perché poi venerdì, sabato e poi la domenica ci sono venerdì e sabato due tappe non durissime, poi giustamente c'è la cronometro, però giovedì sera probabilmente sapremo di certo chi vincerà questa edizione della Vuelta. Assolutamente. Se continua questo caldo qui, già anche domenica potrebbe essere interessante, però per conto mio la Covadonga sarà perché poi incomincia ad arrivare a fine Vuelta. Le energie saranno ridotte, le fatiche saranno tante, state fatte tante, e quindi io veramente apprezzo questi ragazzi, non so voi, ma io vederli andare così, anche oggi hanno fatto una tappa estremamente brillante, ora a parte quella di ieri che era breve, ma vanno forte, cioè, con questo caldo qui, quando vedi che vanno alle ammiraglie, il ghiaccio e le borracce, si buttano l'acqua addosso e sulle gambe, cioè, guarda che è un caldo pazzesco. Sì. Io il caldo non lo so, io soffrivo il freddo, sai benissimo, no? Però con questo caldo qui, per esempio Guarnieri si è dovuto ritirare a questa Vuelta perché ha preso un colpo di calore il primo giorno, ce lo ha detto, insomma, Internos, però anche lì
Per esempio, De Mar domani non c'ha un puntello come Guarnieri, che non è poco, per esempio, no? Quindi che capirai perché è il mio corridore preferito. Chi? Guarnieri. De Mar. Ah, Guarnieri? No, perché? Vabbè, ti ci lascio pensare un attimo. Ah, Jacopo, sì. capito. Ho avuto un attimo, scusami. No. Palmiro, no, sulla... Anche Carapaz che si chiama Richard, capito? Esatto. Voi ne avete di più. Intanto Maurizio è già in ottica... Questo tappeto qui mi serve. Giovedì lo mettiamo, Maurizio. Una volta questa trasmissione era seria. Aspirava ad essere una seria trasmissione seria. Di informazione ciclistica. Ma stasera, perché non ci sono collegamenti, siamo fra tre amici. Guarda che tra poco avremo un collegamento forse con 10-15 persone da Livigno. Ho detto già da dove. Sì. Vabbè, da Livigno. Insomma, che ci racconteranno le escursioni beati loro in mountain bike, in montagna, e poi insomma poi arriva veramente la caciara, quella vera, li aspettiamo ovviamente. Palmiro, ti chiedo, non ti chiedo più della Movistar, tanto abbiamo sviscerato, però visto che Riccardo ha molte cose in comune con Cassani, Cavalli, commentatore televisivo, poi faceva una cosa e poi l'altro glielo copiava. Lui copiava Cassani, sia chiaro. Non io sono sempre stato a ruota. Esatto, lui copiava Cassani. Ed è uscita anche qualche giorno fa l'indiscrezione che vorrebbe Maurizio Fondri, commissario tecnico, con Bugno, di fatto capo delegazione. Riccardo, sbaglio? Sì, capo delegazione. Allora, Bugno, questa cosa del capo delegazione, che però lui l'ha smentita. Ma sono inventata completamente. Smonto quello che è stato scritto e questo che è stato detto. Okay. Perché io con Bugno c'ero in bicicletta, sì, proprio quel giorno quando è venuto fuori questa notizia, e lui era lì in fibrillazione che cercava una gazzetta, perché continuavano ad arrivargli i complimenti, telefonate di complimenti, e dice: ma che vogliono, che io non so niente. Esatto. E poi lui, figurati, ha detto: no, ma allora noi l'abbiamo preso in giro, come stasera si potrebbe essere qui a prenderci in giro fra noi tre, perché gli dicevamo dai, mettimi in nazionale, cioè io sono il tuo uomo, e quindi siamo andati avanti con questa cosa. Bugno assolutamente, magari un ruolo in federazione può darsi anche che ce lo possa anche avere un domani. L'unica cosa vera, se posso essere di aiuto, perché ho verificato con delle mie fonti, l'unica cosa vera potrebbe essere Fondriest, ma ci sono alcuni aspetti da sistemare, e non sono aspetti così secondari. Ti piacerebbe Maurizio Fondriest come erede di Davide Cassani, che comunque rimarrebbe con un altro ruolo all'interno della federazione, ambasciatore, uomo immagine? Secondo me potrebbe essere una persona giusta, sì. Ma quello che voglio chiederti è, ma non è una domanda provocatoria, sia chiaro, c'era veramente proprio la necessità di cambiare? Lo dico veramente da profano, c'era proprio questa urgenza di cambiare? Secondo te? È stato solo un segnale che il nuovo corso. A parte hanno scritto, poi hanno smentito. Però certo, quelle cose che sono uscite appena, cioè ancora durante le Olimpiadi, non sono state una bella immagine per tutti i movimenti del ciclismo italiano. Anche se potevano aspettare la fine della stagione e poi avrebbero deciso quelli da farsi. Faccio in maniera tutt'altro che egregia questo lavoro, però se le notizie escono, evidentemente chi scrive non è seduto al tavolo della federazione, evidentemente da lì dentro qualcosa è uscito. Cioè, come mai si arriva a tirar fuori la mancata conferma di Cassani così presto? Ma io ho una mia impressione che, sì, che questo nuovo corso, saranno tutti bravi, per amor di Dio, gli auguro anche di fare un bel lavoro proprio per il futuro del ciclismo italiano, però mi sembra una conduzione un po'
regionalistica tra Lombardia e Veneto, tutti quanti che comandano, si credono tutti quanti un po' dei personaggi, ognuno spara la sua idea. È la mia impressione, e spero anche di sbagliarmi. Però io ho avuto questa impressione anche... Cioè tu dici con una forte connotazione geografica. Io, come sapete, mio nipote che corre in Belgio, è stato in Belgio, quest'anno ha dovuto fare qualche gara qua in Italia. Su a Milano ho visto che ci sono delle persone che sono stipendiate per fare un certo lavoro e che anziché essere d'aiuto a risolvere i problemi li creavano. Il famoso ufficio complicazioni. Insomma, alla fine non lo voglio tirare troppo lungo, però gente che lo fa per passione, è dirigente, ma lo fa per passione, sono dovuto entrare a risolvere i problemi di queste persone stipendiate. E comunque ho avuto questa impressione, che spero di sbagliarmi, che adesso tutti quanti sono dei personaggi importante per il ciclismo, tutti sanno tutto e tutti vogliono fare tutto. No, a me viene un sorriso, ma è una battuta ovviamente, diciamo, siccome è un forte componente nordica, da quello che ho capito che volevi intendere, cioè chi meglio di Fondries che di Kless, insomma siamo veramente quasi ai limiti dei confini nazionali. Ma Fondries forse è un ragazzo serio, posato, forse guarda in questa situazione che secondo me si è creato, forse Fondries è proprio la persona giusta, almeno dal mio punto di vista, certo. Per quello che lo conosco io, poi magari lo conosco poco, però da quello che lo conosco potrebbe essere la persona giusta. Luciano? Ma diciamo che questa è una scelta tecnica politica, sappiamo tutti che questo rinnovo federale doveva portare a dei cambiamenti e lo stanno facendo, in effetti Cassani verrà, non dico allontanato, perché poi gli si va a creare anche un ruolo di ambasciatore. Ho sentito che Bugno, capo delegazione, ha detto adesso, commissario tecnico, Amadio team manager, Scirea nella struttura, Amadori verrà accantonato e verrà messo un altro, però anche ad Amadori gli verrà trovato una sostituzione. C'è Fausto Scotti che già è stato accantonato, però gli fanno fare il commissario tecnico delle bike, quindi Riccardo sarà il tuo prossimo commissario tecnico. Cioè, se dobbiamo allontanarli questi personaggi, allontaniamoli e ne mettiamo altri. Se poi li allontaniamo, però gli troviamo un'altra collocazione, ma questi personaggi vanno anche stipendiato, Riccardo. Io mi auguro che il problema del ciclismo non è il problema al vertice con tutti questi ruoli, con questi personaggi, che a me piace tantissimo Maurizio, però sappiamo tutti che sabato prossimo ci sarà un consiglio federale che si svolgerà in Trentino, dove probabilmente ufficializzano pure questo nuovo incarico, e ritengo che sia, come dice Palmiro, un ragazzo educato, si presta bene anche alla comunicazione, uno che ha vinto un mondiale, c'ha grandissima esperienza, però secondo me avrà anche lui grosse difficoltà, perché a prescindere fare il commissario tecnico e avere il colloquio con i corridori, che è l'ultimo delle parentesi di questo ruolo, ma Maurizio deve entrare anche nelle discussioni con i gruppi sportivi. Noi sappiamo tutti che ci sono 17-18 team pro tour, dove ogni team c'ha il manager, c'hanno i preparatori, c'hanno i corridori italiani, perché quando si dice poi nel ciclismo che il ciclismo italiano perché non abbiamo una squadra pro tour, ma noi in Italia abbiamo 60 corridori di vertice nelle squadre pro tour, quindi e siamo la nazione più numerosa. Quindi adesso Fondres che cosa deve fare? Ancora prima di avere il colloquio con i corridori si deve relazionare con i manager, con i procuratori, cioè diventa un lavoro complicato per Maurizio questo, ancora prima di fare il commissario tecnico. Però, come diceva appunto Palmiro, io ritengo che sia un bel personaggio, educato, preciso, che possa anche essere dirigente di questa federazione. Quindi
Io sono uno di quelli che gli aprirei le porte volentieri e mi auguro che possa essere lui il nuovo commissario tecnico. Poi Davide ha lavorato tantissimo, ha fatto benissimo, però dopo 8 anni se viene accantonato, ma non penso che venga accantonato per mal risultati che ha ottenuto in questi 8 anni, è che c'è proprio l'esigenza di rinnovare un po' i ruoli in questa federazione ed era il momento giusto per magari accantonarlo. Riccardo, puoi fingere anche problemi di connessione se vuoi, per non rispondere. No, ma io volevo solo dire una cosa, Luciano. Che forse non sa, non lo so se lo sai, ma è uno dei motivi che erano da rivedere è proprio il fatto che Fondriest è un procuratore. Quindi è, i contatti, è un procuratore. Ha un procuratore. Sì. Non lo sapevo io. I contatti che dici te, sì, non lavora. No, però lui quando è stato ospite da noi ce l'aveva detto. Sì, no, ma infatti allora io dico. Tutto questo problema di contatti con le squadre non c'è perché lui ha già i contatti con le squadre per quel lavoro che fa, ma infatti è un problema questo che non può, va in contrasto con quello che è fare il commissario tecnico della nazionale, quindi quello è uno dei problemi. Però, l'altro problema è che lui non ha il tesserino, che però quello è un problema secondario perché il tesserino uno lo fa in 4 balletti. Se posso dire la mia, io di Fondriest sono molto fiducioso, però credo che si sia fatto, e ha ragione Palmiro, non abbia fatto una gran bella figura la federazione, il ciclismo tutto, perché alle Olimpiadi sono venute fuori delle indiscrezioni che però non corrispondevano al vero, perché Cassani, che veniva via da là, lo sapeva prima che partisse, perché non è che è partito con un biglietto aperto e poi dopo gli hanno mandato via di là. Lui sapeva benissimo, l'unica cosa che probabilmente aveva indispettito Davide, ma è una mia impressione perché mi metto nei panni suoi, se prendiamo una decisione mi piacerebbe prenderla insieme, prendiamo una decisione, si dice va bene, oh, ok, va bene. Ma così, detta così, dice va bene, allora te torni, fai commissario tecnico, il tuo ruolo è preso da Roberto Amadio, quindi il pass che doveva essere assegnato a te lo diamo a Roberto Amadio e tu fai il commissario tecnico che dopo 48 ore devi venire via. Poi è venuto fuori tutta una ridda di notizie, come dice bene anche Palmiro, qualcuno avrà parlato, secondo me può succedere che con alcuni organi di stampa uno fa una confidenza e magari si dimentica di dire oh non lo scrivere questo, però tutto sommato hanno fatto un polverone per niente su questioni che poi, come vedi, insomma Davide sarà ancora all'interno perché si sono chiariti, hanno avuto una riunione con Diano Dagnoni e Davide Cassani, hanno sistemato le loro cose. E Davide Cassani non solo farà il commissario, perché era stato detto anche che non faceva il direttore tecnico agli europei e mondiali. Ai campionati del mondo. Invece no, lui è al suo posto sia per gli europei che al mondiale e dopo si metterà a fare un ruolo che bene o male ha sempre fatto anche facendo il direttore tecnico, perché lui è un grandissimo comunicatore, un grandissimo coinvolgitore di tutte le situazioni. Quindi però Riccardo, io ti pongo questo interrogativo, ma veramente ripeto in maniera assolutamente non da esperto del settore, ma da chi prova umilmente e non neanche troppo bene a fare questo lavoro. Mi è sembrato il ruolo che continua la classica toppa che è quasi peggio del buco, cioè forse abbiamo sbagliato, abbiamo tirato troppo la corda facendo uscire delle indiscrezioni che obiettivamente erano fuori luogo, soprattutto perché
al netto delle Olimpiadi abbiamo e avremo un europeo e un mondiale comunque da giocarci. Allora facciamo così, visto che pensavamo che il polverone fosse polverino e invece è diventato polverone, proviamo a trovare una soluzione di compromesso che vada bene un po' a tutti, quella che probabilmente bisognava trovare prima. No, Jacopo, scusa, ti posso assicurare, perché io di questa cosa, cioè, non mi va di... No, no, è una sensazione da fuori. Non è che io voglio difendere il presidente Cordiano Dagnoni, ma non è così, non è andata così, cioè non è un rimedio. Era nei programmi, cioè se fosse diventato presidente, Cordiano Dagnoni aveva già espresso questa opinione. Internos, lo posso dire, a me, cioè, non è che voglio dire, io sto a Milano, quindi ho occasione di parlare, io sono toscano, però quello che dice Palmiro è vero, perché è l'impressione che dà in questo momento la Federazione Ciclistica Italiana. Guarda caso Fondriest, e lì do ragione a Luciano, verrà probabilmente insignito di questo incarico dove sono i campionati del mondo in mountain bike in Val di Sole, a pochi chilometri dalla Val di Non. Quindi secondo me, anche per accontentare, cioè ci sono anche comitati, ragazzi, quindi può darsi anche che sia stata un'idea sviluppata anche politicamente, però sulla persona di Fondriest, ragazzi, ci si può mettere le mani, cioè, no, la mia era l'impressione, perché poi la percezione, al netto spesso le cose sono andate diversamente, ma la percezione che lascia come siano andati determinati fatti, spesso, perché non tutti hanno la possibilità di conoscere a fondo i dettagli, spesso la percezione è riveste un ruolo più importante di come sono andati i fatti. Ecco perché la percezione che sia dal di fuori. Hai ragione, Jacopo, io però siccome certo, no, non è che voglio fare l'avvocato difensore. No, hai fatto benissimo, però a specificare. A me ha dato fastidio tantissimo vedere, ma te l'ho detto ieri l'altro, c'era un bicicletta con Bugno, cioè lui non sapeva niente e c'era un articolo a tutta pagina di Fondriest e di Bugno. Lui ha continuato tutta la mattina, aveva le cuffiette e il telefono qui, lo porta qua, e continuava a dire sì, grazie, ma io non so niente. Cioè l'hanno chiamato in diversi per quello, noi poi dopo l'abbiamo tramutata in gioco, però ti rendi conto a volte, ma non è per screditare la notizia di chi l'ha scritta, perché l'hanno scritta in diversi, però come succede, ecco perché io mi sono tolto anche dai forum, no? dai social. Perché cioè tutti sanno di tutto, uno dice Magrini è Finocchio, ecco, e io sono Finocchio, ragazzi, cioè il problema è quello. Ecco, è esattamente quello che volevo far intendere, che spesso, soprattutto... Con tutto il rispetto, perché... No, perché volevo far intendere proprio che spesso la percezione che viene da una situazione di cui si conoscono poco i contorni e men che meno i dettagli, la percezione va curata quasi come i dettagli, va curata quasi come si curano i dettagli. Comunque, fatemi andare vicino Riccardo geograficamente, visto che abbiamo parlato di geografia, dal nostro Moreno di Labbio. Ciao Moreno, da Livigno, provincia di Sondrio. Buonasera a tutti. Ciao, in compagnia Sono in compagnia di Claudio e di Paolo che si nasconde dietro. Ah, ok. Ci vedete? Eccolo qua. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Luciano, buonasera. Allora, Moreno, tra poco facciamo vedere la tua rubrica che ci parla di Livigno e di quello che avete vissuto lì. Poi con te parliamo di come l'avete vissuta e anche un po' di mountain bike a 360 gradi. Però... Cosa vogliamo riportarci dietro? Non solo la nostra esperienza. Io non so adesso, devo dire la verità, sotto questo punto di vista è passato un po' di tempo da quando facevo geografia, forse elementari. Però non so quanto distanti siete, se ci riportate anche Riccardo, ce lo portate giù quando scendete...
magari facciamo questa sfida a tre: Rabottini, Masciarelli, Magrini, per vedere chi effettivamente è più in forma. Volentieri. Possiamo fare. Palmiro anche... è sempre una roccia. Ma... 100% dei bookmakers, Palmiro. Cioè, sei il favorito d'obbligo. Sei il favorito d'obbligo. Sì, perché c'ha la camicia bella. Perché c'ha la camicia bella. Va bene. Gioca d'astuzia. Assolutamente. Oh, Riccardo, io ti saluto. Beh, una buona serata. Eh? Ho fatto troppo casino, allora no, non hai fatto per niente casino, però ti liberiamo, anche perché insomma hai ancora una settimana e qualcosa da raccontarci. Sì, poi domani sono da andare in bicicletta con Bugno, così vi racconterò anche bravo, un bocca al lupo per il fantacycling. Grazie mille, buonasera a tutti, ciao Riccardo, a giovedì prossimo. Allora, adesso noi ci vediamo la bici in 200 secondi del nostro Moreno Di Labbio, andiamo in pubblicità e poi con lui facciamo un recap di quello che abbiamo visto e di tanto altro che ci deve raccontare. La bici in 200 secondi. In questa puntata volevo parlarvi e illustrarvi il tour che stiamo svolgendo durante questi giorni sulle montagne attorno a Livigno. È un posto veramente fantastico, non solo per la bellezza del paesaggio, ma anche perché ci sono delle strutture per i biker molto molto belle e interessanti. Ovviamente siamo tra le montagne più belle d'Italia e non solo, del mondo, e qui la bicicletta è uno strumento che permette di arrivare in posti veramente incantevoli come quello dove mi trovo io, e potete vedere attorno a me che montagne ci sono. La cosa notevole è che ci sono dei bike park Mottolino e Carosello 3000 attrezzati veramente bene, dove ci sono dei trail che si possono fare in tutta sicurezza, divertenti, tecnici al punto giusto, accessibili quindi per tutti i livelli, dai più alti ai meno esperti. Un'altra cosa interessante è che ci sono delle strutture per imparare a saltare, c'è un pallone gonfiabile con una rampa dove ci si può lanciare e atterrare in tutta sicurezza. Ci sono delle pump track dove possiamo far girare i bambini, ci sono delle scuole di ciclismo, degli accompagnatori qualificati. Quindi il consiglio è: girate, venite a visitare posti come questi e da qui si può riportare qualche idea di successo anche dalle nostre parti. Si trovano tante persone, tanti biker, soprattutto con bici a pedalata assistita. Beh, proprio a questi vorrei fare una raccomandazione. Questo mezzo consente di raggiungere le vette in modo abbastanza facile, ma poi affrontare la discesa non c'è nessun aiuto se non fare affidamento sulle nostre abilità motorie.
Soprattutto c'è il malcostume di vedere molti biker che salgono senza il casco, senza protezioni. Allora, tre cose fondamentali: se noleggiate delle bici a pedalata assistita che vi consentono di arrivare in cima su per queste bellissime montagne, fatevi dare dei consigli sull'utilizzo, fate qualche lezione di guida con dei tecnici, con dei maestri. Secondo, indossate le protezioni dal casco, ginocchiere, gomitiere, perché se non siete dei biker molto esperti è molto probabile effettuare qualche ruzzolone, qualche caduta, e con le protezioni si riduce significativamente il rischio di infortuni. Terzo, lasciamo sempre detto dove si va. Molte volte su queste montagne non si conoscono bene i tracciati, quindi lasciamo detto in hotel o a qualcuno che rimane giù in paese dove ci stiamo recando, in modo tale che in caso di incidente sanno ritrovarci facilmente, oltre che installare sui telefoni tutte le app per la sicurezza che possono consentire di lançare un allarme, come GeoRescue ad esempio, l'app del soccorso alpino speleologico nazionale, che consente di essere ritrovati in modo abbastanza facile. Anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manopello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Ultima parte, ultimo quarto d'ora insieme con Velo. Prima della pubblicità abbiamo visto il, tra virgolette, reportage, possiamo chiamarlo così, di Moreno, da cui andiamo, da Moreno, Claudio e Paolo che sono a Livigno. Oh, Moreno, innanzitutto abbiamo visto straordinari i paesaggi, immagino vi stiate divertendo parecchio, ma a me hanno colpito alcune cose. Innanzitutto, ma è mai possibile che oramai 2021 inoltrato da un bel pezzo ci sia ancora qualche persona che vada in giro in bici senza casco? Purtroppo sì, come più di qualcuno. Purtroppo abbiamo riscontrato diverse famiglie dove probabilmente il papà è un biker e convince la moglie, trascina i figli a salire su per le montagne con una certa facilità grazie a questi mezzi, e poi vediamo che quando devono scendere si trovano in difficoltà. E l'utilizzo del casco purtroppo si riscontra che non sempre viene indossato, anzi c'è chi lo porta ma lo tiene sullo zaino, e chi invece proprio ne è sprovvisto, e quando deve iniziare poi queste discese che sono comunque impegnative si espongono a dei pericoli, a dei rischi, perché la probabilità dell'accadimento per il danno, insomma, e questo non va bene, perché poi, come dire, rovina un po'. C'era proprio un articolo che parlava che in Trentino c'era stato una crescita esponenziale di interventi causati purtroppo da incidenti di biker. Per quante gente quest'anno poi ha aderito a tutte queste iniziative di noleggi e quant'altro. La problematica è che, secondo me, è che questi noleggiatori non hanno l'obbligo di dare il casco a chi noleggia queste bici, invece secondo me dovrebbe diventare forse una condizione obbligatoria. Ma sì, perché c'è anche un buco normativo, perché il codice della strada obbliga a tenere le luci di posizione sulle bici, addirittura gli specchietti, ma non obbliga di indossare il casco. E questo secondo me oggi non è più accettabile, perché si vede anche con i ciclisti su strada che ogni tanto se ne becca qualcuno che va in giro senza casco. Noi che siamo biker, andiamo in mountain bike e rischiamo molto più frequentemente, le probabilità di caduta sono molto più alte, ci rendiamo conto di quanto sia pericoloso. Anche se si esce da soli, l'incidente, l'insidia è dietro l'angolo e non va bene. Bisogna proteggersi.
Oh, peraltro tra i consigli che hai dato, ne hai dati di tre tipi, ovvero farsi comunque consigliare da chi magari è più esperto, utilizzare le protezioni, e ne abbiamo parlato, e poi lasciare sempre, insomma, lasciar sempre detto dove si va e utilizzare, tanto oramai con gli smartphone e il GPS, insomma, c'è capacità abbondante per chiunque di essere rintracciati. Quello che volevo chiederti è: quale delle tre cose avete riscontrato con maggiore frequenza che non si fa? Ma allora, la mancanza più grande, secondo me, è proprio quella delle protezioni. Subito dopo viene la mancanza di capacità di guida. Ripeto, la bici a pedalata assistita è un mezzo fantastico, perché consente veramente con estrema facilità di arrivare in cima per le montagne, e qui i sentieri sono molto ben curati, sono molto ben tenuti. Gli ostacoli veri poi si incontrano in discesa, e lì non c'è più quell'assistenza elettrica che può aiutare. Questo... C'è anche una problematica di base, che oggi c'è una reperibilità di tracce GPS sui vari portali che si conoscono, non faccio nomi, ma non è per pubblicità, ma ci sono, che ne so, il Wikiloc. Lui è un gran fornitore di tracce, quindi... E quindi tanta gente pensa di improvvisare un tour andando con una bici elettrica, quando poi ci si incontra di fronte a realtà tecniche importanti, come dice Moreno, che se non hai un minimo di capacità di guida o motoria, lì nascono problemi, e spesso devono intervenire sul posto per tirar fuori da tratti abbastanza impervi tantissimi turisti, ma ne vediamo di ogni. Alcuni veramente ce l'hanno scritto in faccia, siamo i turisti per caso. Esatto. Hai parlato anche di spunti da prendere, probabilmente, anzi sicuramente, e da esportare, da riportare nella nostra terra, immagino. Esatto. Non ti chiedo quali siano tutti, ma uno o due al massimo che siano... Non, cioè, facilmente realizzabili, ecco, che potrebbero essere, non dico quasi a costo zero, ma con una difficoltà di realizzazione prossima allo zero. Ma allora, qui si respira nell'aria il turismo attivo, cioè non è un'eccezione la bicicletta, è il pane quotidiano, così come lo sci d'inverno, la bici d'estate. E così come viene curata una pista da sci di base per la mountain bike, qui c'è una cura della sentieristica che la mattina ti trovi a vedere persone che stanno curando e battendo con un bobcat o con una semplice pala e riaggiustando i sentieri. Da noi non è facile trovare sentieristica curata o lavorata, o come si suol dire, con la regolare manutenzione che va fatta, perché sappiamo benissimo già le nostre strade sono di base rovinatissime, figuriamoci i sentieri, non ve lo dico nemmeno che cosa si trova. Io dico sempre che l'Abruzzo forse è una delle regioni, non dico la più bella in assoluto per quello che abbiamo, e come si suol dire, mare e montagna, sciare e pedalare guardando il mare, così come sciare guardando il mare, ma la problematica di base è che c'è poca cura e attenzione alla sentieristica delle nostre montagne. Spero che qualcuno capisca il vero senso, come hanno capito qui, nello senso del turismo, e si incomincia a lavorare da piccole, come dire, da piccole sentieristiche per i piccoli biker, poi per fare casomai una tracciatura molto più evoluta, ma questo richiede tempo e anche un po' di investimento sicuramente. E volevo aggiungere che fondamentalmente la natura qui è rispettata, la natura è coltivata, nel senso che i prati vengono tenuti puliti, i sentieri ordinati,
con tutto il rispetto che merita la natura. Proprio per questo volevo dire che la Federazione Ciclistica Italiana, il Comitato Regionale Abruzzese, ha fatto un protocollo d'intesa con il Parco Velino Sirente che permette appunto un utilizzo nei sentieri che si trovano nella zona del Velino Sirente, un utilizzo ordinato, disciplinato, ma anche accettato, perché molte volte non è nemmeno consentito l'accesso alle biciclette. È stata fatta una valutazione di impatto da parte di un collegio, diciamo, di un gruppo di esperti proprio della regione Abruzzo. Nelle precedenti edizioni della gara che si svolgerà anche questo fine settimana da ieri, la Sirente Marathon Bike, dove appunto si è visto che il passaggio delle bici non deturpa, non va a rovinare i sentieri e la natura, anzi è un modo anche per mantenere puliti certi sentieri e tenerli aperti, dove con poco tempo si ricopre di vegetazione e abbiamo perso una via di accesso alle montagne. In passato erano le greggi che tenevano puliti questi sentieri, adesso di greggi non ce ne sono più tanti, ma ci sono tanti bike e tanti ciclisti che possono comunque contribuire a sistemare e a tenere puliti. Infatti quello che possiamo riportare come esperienza è la manutenzione e la progettazione di questi bike park, che sono fatti veramente con una cura eccezionale. E poi il turista che viene, che vuole fare turismo attivo, che vuole andare con la bici, ci torna, perché certo, ci si diverte, certo, assolutamente. Sicuro. Assolutamente. Luciano? Sì, io ti volevo domandare, Moreno, giustamente l'Abruzzo adesso non lo possiamo paragonare a un territorio, a una cultura diversa dal Trentino, da dove siete. Però ti sembra che il movimento, la cultura di questo territorio sia migliorato un po' in questi anni o siamo ancora al punto zero, secondo te, Moreno? No, sicuramente non siamo al punto zero. Io parlo di due manifestazioni che a me piacciono tantissimo. Sono manifestazioni di triathlon estremo, l'Icon che si svolgerà la prossima settimana qui a Livigno e l'Eagle che si è svolta da noi in Abruzzo tra Campotosto, Gran Sasso. Sono due gare di triathlon estreme che vedono pochi partecipanti ma atleti di punta. Ecco, già poter, come dire, paragonare l'Abruzzo a questa terra di Livigno che ospita Giulio Molinari, che è un campione di fama internazionale, vive proprio qui, vuol dire che comunque l'Abruzzo sta crescendo, non siamo all'anno zero, però bisogna fare sistema, bisogna, come dire, trovarsi seduti attorno a un tavolo, creare quelle che sono le condizioni per permettere a chi vuole fare di costruire, di tenere i sentieri puliti, di realizzare dei bike park anche in zone dove normalmente transitano degli animali, ma lo si fa con tutto il rispetto, certo, per la natura. Ecco, io quello che vedo come un ostacolo è l'integralismo, l'eccessiva protezione del territorio che non permette di fare quello che poi ci fa diventare il turismo una fonte di reddito. Certo. Per fare del turismo una fonte di reddito occorrono dei servizi, occorrono delle strutture, occorre una sentieristica segnalata, mappata, disponibile su supporto cartaceo e anche su supporto elettronico. Ricettività. La ricettività, ecco, per esempio noi siamo in hotel adesso, sono le 10:30 passate, quasi le 11:15. I camerieri ci stanno permettendo di restare dentro la stanza, certo, a fare il nostro collegamento, perché sono, come dire, disponibili, ci hanno proprio questa attitudine. Abbiamo un garage è proprio un'attitudine. Abbiamo un garage sotto dove sono stipate le nostre bici, abbiamo un'officina a disposizione, ci hanno lavato i panni che abbiamo riportato sporchi alle 4 di pomeriggio e ce l'hanno riconsegnati questa sera alle 7:30. Assolutamente, è chiarissimo. Io ho ancora un minuto per chiudere la trasmissione, quindi rapidissimo. Questo protocollo d'intesa tra federazione e ente parco, che cosa consiste brevemente, Moreno?
Sì, allora, è frutto dell'esperienza che ha svolto Avezzano MTP con l'organizzazione del campionato italiano marathon, che appunto ha dimostrato la sostenibilità dell'utilizzo della mountain bike nei sentieri del parco, e il nuovo direttore del parco ha concesso, diciamo, l'utilizzo di questo sentiero, di una rete di sentieri che verranno segnalati, quindi ci sarà anche una cartellonistica che illustrerà chi vuole cimentarsi e percorrere quel sentiero, gli darà un ausilio all'orientamento, e fondamentalmente permette a chi viene in Abruzzo di vedere quello che è un tracciato di gara che è permanente. E il protocollo d'intesa è proprio questo, cioè consentire alle persone che vengono in bicicletta di avere un territorio mappato, accessibile con questo mezzo fantastico che è la bicicletta. Perfetto. Oh, ragazzi, io devo assolutamente chiudere, vi ringrazio. Ciao Moreno, ciao Claudio, ciao Paolo, ovviamente buon rientro quando tornerete. Quando tornerete, non siamo all'anno zero, magari siamo all'anno uno, ma per il momento ci basta, speriamo di andare sempre avanti. Dobbiamo attingere alcune informazioni ancora e torniamo. Assolutamente, fate bene. Intanto, in bocca al lupo per i giochi paralimpici. A Pierpaolo Addesi e Andrea Tarlao, le prove dal 31 agosto al 3 settembre, dunque un grosso in bocca al lupo soprattutto a Pierpaolo, che è partito per Tokyo, e speriamo che le cose vadano bene. Avete visto il domenica il Bike Marathon, Sirente Bike Marathon 2021 ad Aielli, lungo i sentieri dei briganti. Grazie a Palmiro Macelli, grazie Palmiro, ti aspettiamo presto, così troviamo tutte le immagini e poi facciamo una serata recap. Va bene, grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, ci vediamo giovedì, Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra una settimana alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.